L'attesa era enorme. Da un lato l'Avellino, che nonostante la bella posizione di classifica non aveva intenzione di regalare niente, dall'altro il Napoli, bisognoso di punti e avviato sulla strada del recupero. Si aggiunga che l'Avellino aveva vinto l'incontro d'andata al San Paolo e si spiega il pienone visto oggi al Partenio, al quale hanno contribuito almeno 6.000 tifosi napoletani. La partita è stata degna dell'aspettativa di entrambe le fazioni. Le due squadre hanno lottato per vincere ed hanno offerto gol ed emozioni con un calcio giocato che ha risposto ad una settimana di calcio parlato. La spuntata il Napoli, finalmente disinvolto e che ha superato gli avversari sul piano della praticità. Abbiamo già mostrato alcune azioni iniziali. Veniamo ora alle fasi che hanno preceduto il primo gol azzurro con questa parata di Piotti sul vivacissimo Improta. Il Napoli torna in avanti e Boscolo, per fermare Capone, oggi in grande giornata, è costretto al fallo. Improta appoggia a Bruscolotti, parte un missile che il portiere respinge, arriva Capone che fulmina in rete, è il 27esimo. L'Avellino risponde con la sua solita grinta, ma la difesa partenopea tiene bene, nonostante alcune incertezze di Bruscolotti e di Caporale che rientrava dopo una lunga assenza. Da un calcio d'angolo provocato al 37esimo da Valente, che è stato tra i migliori in campo, nasce la seconda marcatura degli ospiti. Improta da Capone, che fa spiovere la palla davanti a Guidetti, il quale insacca al volo di sinistro. Anche da un tiro dalla bandierina, vediamo Bruscolotti che, pressato da Cordova, manda oltre il fondo, scaturisce il gol con cui i biancoverdi cominciano a raccogliere i frutti della loro orgogliosa reazione. Batte Piga, corregge Cattaneo di testa e De Ponti è svelto a centrare il bersaglio. A questo punto Piotti, leggermente infortunato, cede il posto a Stenta. Nella ripresa pure Cordova sarà sostituito. Si riprende con il Napoli in vantaggio, ma le spallate irpine condotte da Claudio Pellegrini si fanno sempre più robuste. Al settimo Caporale, per impedirgli di concludere, commette un plateale fallo in area. Rigore. Impeccabile la trasformazione di De Ponti, benché Castellini ne avesse intuito la traiettoria. 2-2. A questo punto l'Avellino commette un errore, cerca di capovolgere il risultato. È uno sbaglio dettato dal proprio temperamento generoso, ma che gli costerà caro. Il contropiede napoletano, appoggiato su Capone e su un Damiani che evita fronzoli, lo trafigge al 17esimo. È Improta che mette in movimento Damiani. Questi allarga sulla destra, poi stringe, inseguito da un nugolo di difensori. Cross, Tesser si impappina, ma il pallone giunge a Capone che con un tocco di classe segna la rete della meritata vittoria azzurra. Manca ancora quasi mezz'ora alla fine. Esausti sul piano psicofisico, i padroni di casa non hanno però la forza per una nuova rimonta, anche perché il Napoli si riaffaccia ripetutamente e pericolosamente davanti alla loro porta. L'ultima speranza di un pareggio svanisce quando l'arbitro Pieri giudica involontario questo braccio di Filippi. Tuttavia si sfolla contenti, una gara da ricordare anche per l'esemplare correttezza di tutti i giocatori.